La risalita dei contagi preoccupa e la linea della prudenza che ha orientato il primo DPCM dell'era Draghi viene ribadita nella decisione del Consiglio dei Ministri di rinviare all'autunno le elezioni previste in primavera. Tra il 15 settembre e il 15 ottobre si svolgeranno dunque le suppletive nel Collegio di Siena, le regionali in Calabria e le amministrative in grandi città come Roma, Milano, Torino, Napoli. Il CDM ha anche nominato Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia. Sarà il successore di Gabrielli, attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai servizi segreti. La priorità per il Premier Draghi e il Governo resta il nodo vaccini. Nell'ultimo vertice europeo il Presidente del Consiglio aveva insistito sullo stop all'export dei vaccini per le aziende inadempienti e con il blocco delle dosi di AstraZeneca dirette in Australia, come chiesto dall'Italia, Draghi ottiene una prima risposta da Bruxelles sulla linea della fermezza nei confronti di Big Pharma. Il Governo italiano preme anche per arrivare il prima possibile a una produzione autonoma europea. Il tema della pandemia è stato al centro anche della conversazione telefonica tra Draghi e il primo ministro del Regno Unito Johnson. Sul fronte interno l'esecutivo lavora al necessario sprint sul piano vaccinale con l'ipotesi di somministrazione delle dosi anche casa per casa e nei luoghi di lavoro. Nelle prossime ore ci sarà il confronto con i governatori, il commissario Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio per rendere omogenei i criteri di distribuzione in ogni regione. Draghi, assieme ai ministri economici, prepara intanto le misure a sostegno delle attività colpite dalle chiusure anti-Covid. L'obiettivo è varare il decreto sostegno la settimana prossima, utilizzando i 32 miliardi di ulteriore deficit già approvato dal Parlamento.